Carlo III è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri 14 reami del Commonwealth. Figlio maggiore della regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo, appartiene al casato Windsor, che ha mantenuto tale denominazione per decreto reale anche dopo il matrimonio della madre. Non c'è pace per re Carlo III. Dopo la scoperta di avere un cancro, il monarca 75enne si sta sottoponendo a tutte le terapie, ma le sue condizioni continuano a peggiorare. Il sovrano d'Inghilterra, infatti, non riesce più a presenziare alle occasioni e agli eventi ufficiali a cui la monarchia dovrebbe essere presente. E non può contare nemmeno sul suo primogenito, il principe William, che appare sempre più assente e disinteressato alle sorti del regno. Voci bene informate, come riferisce il settimanale Più, ritengono che il regno della compianta Elisabetta II si stia sgretolando, in quanto non godrebbe più del sostegno e della fiducia incondizionata dei sudditi. Il mistero sull'operazione a cui è stata sottoposta la principessa Kate inizia a spazientire il popolo britannico, che, da sempre, esige la massima trasparenza da parte dei monarchi. La foto ritoccata dalla principessa potrebbe essere stata la famosa goccia che farà traboccare il vaso.